Buonasera a tutti, buonasera. Allora, stasera faccio un breve video e spero di mantenere la mia parola, dal momento che di solito quando a volte dico breve video sconfino la mezz'ora, sconfino l'ora. Voglio stare, diciamo, entro i 10 minuti, grosso modo ce la faremo, dai. Allora, l'argomento di questa sera riguarda quello che è successo qualche giorno fa alla cerimonia degli Oscar. Ormai, diciamo, mezzo mondo ne parla, più o meno, oltre che ovviamente parlare della guerra in Ucraina, mezzo mondo parla di quello che è successo alla cerimonia degli Oscar, esattamente fra Will Smith e Chris Rock. Chris Rock è il conduttore, era il conduttore di questa cerimonia, è un comico, una persona, diciamo, simpatica. Nella fattispecie qua stava portando avanti una parte di questa cerimonia. Ora non so se poi conduceva da solo la cerimonia, come potrebbe essere che da noi conduce solo una persona a Sanremo e poi magari c'è la valletta di turno e qualche volta qualche diciamo personaggio ospite speciale, ok? Comunque il punto è che a un certo punto Chris Rock ha detto qualcosa che ha dato fastidio a Will Smith, diciamo a Will Smith, anche se poi vi dirò come la penso. Ora io faccio spunto un video su internet, su YouTube, The Guardian, che è un giornale americano, The Guardian News, dove c'è appunto questo spezzone del video con anche tanto di sottotitoli, dove magari aiuta anche gente come me che l'inglese lo sa ma poco, non tanto bene, e aiuta anche a capire cosa si sono detti, anche cosa hanno detto, anche se poi a volte ho notato che i sottotitoli non tornano proprio esattamente con quello che dicono. Comunque, allora, ora vi faccio sentire l'audio e poi ogni tanto lo interrompo e lo commento, lo traduco, per quanto possa io tradurlo, ma per certi aspetti la traduzione sarà abbastanza precisa, direi, ma ci saranno alcuni aspetti che secondo me sono poco chiari, o comunque sia lo commentiamo e poi ci faccio un ragionamento finale, Facciamo che stavolta veramente cerco di stare entro i 10 minuti. Allora, iniziamo col video, che magari voi, vi linkerò la pagina qua di TAS dove scriverò questo articolo, potete guardarvelo ovviamente e farvi un'idea magari prima o dopo di questo mio video che metterò appunto nell'articolo. Allora, iniziamo. Ecco qua, praticamente Chris Rock inizia a dire qualcosa del genere. Lo sapete chi è che è la parte più difficile questa sera? Javier Bardem, che è un noto anche lui, ovviamente lì sono tutti famosissimi, chi più chi meno sono tutti famosissimi. Stiamo parlando appunto della cerimonia degli Oscar, una delle cerimonie più importanti del mondo a livello appunto cinematografico. Javier Bardem e che praticamente avrebbero una parte difficile durante quella sera, perché sia lui che la moglie sono entrambi nominati per appunto vincere un Oscar. Ora, la moglie, per inciso, è Penelope Cruz, la moglie di Javier Bardem. Mentre ora praticamente qua nel video si vede il conduttore Chris Rock, quello che poi appunto ha preso lo schiaffo da Will Smith, che dice queste parole, poi le telecamere ora staccano su Javier Bardem, che si sbellica e ride anche la moglie Penelope Cruz. Ma andiamo avanti. Appunto, qua dice che now if she loses, he can win. In poche parole, è una sorta
tradotto sarebbe: se lei perde, lui non può vincere. Non lo so se c'è qualche regolamento, al di là che io possa aver ignorato, la vedo come che se la moglie perde, lui per galanteria non potrebbe vincere, forse. Comunque questa è, diciamo, un antipasto che comunque non c'entra niente, giusto per farvi anche capire com'era l'atmosfera prima. Lui, appunto, Chris Rock, fa le battute, porta avanti questa cerimonia, va avanti con questa cerimonia, fa appunto questa battuta. Javier è lì che si sbellica, sta ridendo. Penelope Cruz, la moglie che affianca lui, ride, sorride, ma anche lei comunque poi ride, perché si stanno tutti divertendo, anche dietro la gente ride, si vedono un sacco di sorrisi, di denti che spuntano da, appunto, da dentro la bocca. La cosa buffa, patetica, anzi, a questo punto apro una parentesi, l'unico che non si sa se ride è quello dietro Javier, che è il cameraman, perché si vede con le cuffie, con la telecamera mi sembra davanti, con gli occhiali, e ha la mascherina nera, è l'unico mascherato, giusto per anche capire il distanziamento sociale esiste, perché, diciamo, lo sfigato cameraman in una sala piena di attori, eccetera, che nessuno è mascherato, perché da questa inquadratura si vede che nessuno ha la maschera, certo lo sfigato che fa il lavoro di cameraman, già lì ti fa capire come sia, diciamo, patetica anche questa cerimonia, perché vabbè, lo sapete come la penso. Comunque vado avanti, Javier se la ride, è lì che si diverte, apprezza la battuta. Direi che, allora, o sei un attore e ridi, però ti sta sulle balle quello che ha detto, oppure ridi e di solito uno quando ride si diverte, approva. Ma ora ci andiamo, ora arriviamo anche a questo punto, eh. E Rock, Chris Rock, appunto il conduttore, va avanti. Dice: "He's praying that Will Smith win like cos'è che dice? Like praise Lord." In poche parole sta pregando che Will Smith vinca, come "ti prego Dio che vinca Will Smith", nel senso, perché appunto, tornando al discorso di prima, almeno se vince Will Smith non vince lui, perché non può vincere lui, perché se non vince la moglie, insomma, quella sorta che non ho ben capito se è una sorta di galanteria o, ma penso che sia quello. Comunque, a questo punto, "please Lord", staccano, la regia stacca anche su Will Smith, che sta ridendo. Qua Will Smith sta ridendo, come anche appunto tutte le persone che ha dietro di lui, sta ridendo. Ora continua appunto Chris Rock, diciamo il conduttore, chiamiamolo così, a dire la frase, quella che ha dato fastidio. Allora, a questo punto dice: "Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright?" Ora, qua apro una parentesi, Jenna 2 sarebbe qua praticamente... Nei sottotitoli scrivono "tu" come T-O-O, che sarebbe "anche", ma pare che in realtà abbia detto "tu" come nel senso di due, ok, il numero. Jada sarebbe la moglie di Will Smith, ok? Will Smith è sposato dal 1997 con Jada Pinkett, scusate se magari sbaglio la pronuncia, si scrive Giada, almeno in italiano sarebbe Giada Pinkett, però appunto, come si sente qua nell'audio, si pronuncia Jada, mi pare di aver capito così, Jada. Comunque, è la moglie di Will Smith. A questo punto Chris Rock, il conduttore, tira a mezzo la moglie con una battutina, un paragone, chiamiamolo paragone, in poche parole dice: "Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright?" Poche parole dice, Jada sarebbe tradotto letteralmente "ti amo", però vabbè, loro intendono
più spesso I love you come ti voglio bene, ok? Jada, ti voglio bene, J.I. Jane sarebbe riferito al film. Il film è quello, un film abbastanza famoso, bello, non così bellissimo, però fra gli attori principali, diciamo l'attore principale, c'era tale appunto Demi Moore. Era un film del 1997 dove Demi Moore faceva la parte di un, diciamo, Marines, ora non mi ricordo bene la storia, ma in poche parole, anzi, vabbè, sapete cosa? Ve lo leggo un attimo se lo trovo qua su in internet, la storia. Ah, allora, dunque, la storia, perché ce l'avevo già mezzo aperto, ok? Allora, qua mi sa che sto a sforare 10 minuti, vi faccio anche la storia di G.I. Jane. Velocissimo, in poche parole, la Commissione per i Servizi Armati del Senato intervista un candidato per la carica, la senatrice critica la Marina per non essere neutrale rispetto al genere, cioè sesso, maschi, femmine. In poche parole, dietro le quinte, a un certo punto si raggiunge un accordo che se le donne si confrontano favorevolmente con gli uomini, una serie di casi di prove militari integreranno completamente le donne in tutte le occupazioni della Marina. A questo punto entra in ballo l'attrice Demi Moore, che diciamo ha le parti, veste le parti, ora non mi ricordo come si chiama, diciamo nel... vabbè, forse si chiama Jane, forse si chiama Jane perché si intende anche dal titolo del film, che è G.I. Jane. È un film dove Demi Moore è tostissima, ma veramente tostissima, perché in poche parole fa tra parentesi il culo anche a dei Marines maschi, ok? A dei militari maschi, i quali magari a un certo punto si ritirano, ma lei va avanti perché lei vuole ottenere appunto questa uguaglianza, diciamo, di genere, in modo da dare la possibilità anche alle donne di integrarsi nella Marina. E per questo, in questa parte, in questo film, dire, come ha detto appunto Chris Rock qua alla cerimonia degli Oscar, che appunto vuole bene a Jada, la moglie di Will Smith, e appunto G.I. Jane sarebbe il film che vi ho appena detto, tu, inteso direi non come anche, come lo scrivono qua, T-O-O, ma T-W-O, inteso come G.I. Jane, tu, nel senso due, cioè la continuazione di quel film che non è ancora, lo faranno magari, che praticamente hanno fatto nel 97 e è rimasto l'unico. Quindi in poche parole dice, Jade, I love you, ti voglio bene, G.I. Jane 2, non posso aspettare di vederlo, diciamo, voglio vederlo prima possibile, qualcosa del genere, ok? Can't wait to see it, non posso aspettare di vederlo, ok? E lui a questo punto finisce questa battuta e attenzione, ora io vado avanti col filmato di qualche secondo, o potete anche andarlo avanti anche voi il filmato di qualche secondo, si vede intanto ora in questo momento che stanno inquadrando il conduttore Chris Rock, vado avanti di qualche secondo, l'immagine si sposta su Will Smith e anche a fianco si vede anche la moglie Jada. Cos'è che si vede? Ora vi spiego. Si vede in questi 1-2 secondi che la regia stacca su Will Smith, a sinistra e a destra c'è la moglie Jada, si vede Jada che nel momento che la inquadrano, lei che si stava divertendo fino a pochi secondi prima, come tutti lì dentro sorridevano, diventa seria e fa una faccia un po' schifata, ok? Un po' delusa, perché non avrà apprezzato la battuta, il paragone, perché Jada, la moglie di Will Smith, è con i capelli rasati come appunto Demi Moore nel film di J.I. Jane. Ora, parebbe che la moglie di Will Smith abbia
dei problemi di salute, che sia per quello che si sia tagliata, diciamo, rasata i capelli a zero, non sia magari, per esempio, come me, che io i capelli magari ce l'ho corti, anche perché qua davanti non ne ho, o ne ho praticamente pochissimi, ho dei problemi, diciamo, come molte persone, come potrebbe anche essere lo stesso Bruce Willis, eccetera, molti attori famosissimi che sono pelati o hanno i capelli corti perché hanno già incominciato a perdere i capelli fin da magari un'età medio giovane o giovane, perdere i capelli o, diciamo, diradarsi i capelli. Comunque lasciamo questo discorso sui capelli, nel senso che fa questa paragone, questa battuta al conduttore Chris Rock, l'immagine la staccano l'inquadratura su Will Smith e Jada, la moglie a fianco, vestita di verde, che termina di ridere, la moglie, e fa una faccia un po' schifata, un po' contrariata, non approva. Mentre Will Smith, in questo frangente, continua a ridere. Ha sentito la battuta, ha sentito la frase, come ha sentito la moglie termina di ridere, fa una faccia che non apprezza. Will Smith si vede che continua a ridere ancora per un secondo, due secondi, poi l'immagine ritorna su diciamo il conduttore Chris Rock. Tra parentesi, nel frattempo si vedono dietro che comunque ci sono anche altre persone che ridono, non si vedono molte facce dietro perché l'inquadratura è un po' bassa, quindi taglia un po' quello che è dietro, diciamo, le altre persone, però si vede dietro a Will Smith che una persona di colore ride, e anche si intravede a sinistra, là dietro, a metà faccia, che un'altra persona sta sorridendo. Diciamo che l'unica seria è la moglie di Will Smith, Jada, che è, non è seria, è proprio magari un po' diciamo un po' offesa, non so come dire, e dietro anche la moglie di Will Smith, c'è un'altra signora là dietro che non sta sorridendo, ma il fatto che comunque Will Smith sta sorridendo, ha sentito anche lui la frase e l'ha trovata, come la vedo io, l'ha trovata simpatica. Poi cos'è che succede? Va avanti il pezzo di questo video, rinquadrano Chris Rock. Poche parole, inquadrano Chris Rock, dice "It's javelin, that was a nice one". Javelin è una sorta, come dire, una battuta, qualcosa del genere, era una frecciatina, non lo so come tradurlo bene, era carina, era carina la battuta, la frecciatina, e inquadrano lui. A un certo punto, diciamo, c'è una minima pausa dove lui allarga le braccia e poi a quel punto lì si allarga l'inquadratura che Chris Rock sorride, perché vede che si è alzato Will Smith e sta andando verso di lui, e poi succede quello che hanno visto appunto un po' tutti, cioè che Will Smith si avvicina a Chris Rock e gli tira uno schiaffone, quello che a me all'inizio sembrava un pugno perché mi dava l'idea che avesse il pugno chiuso. Gli tira uno schiaffone. Ora, poi torna indietro. In diretta nazionale. Lui, vabbè, la prende, ovviamente il conduttore la deve prendere con stile, la prende direi molto con stile qua Chris Rock, perché dice "Will Smith just smack the shit out of me", come lo potrei tradurre? Non sono un inglese molto bravo, non sono proprio un bravo traduttore, però potrei dire che Will Smith ha già schiaffeggiato, non è proprio schiaffeggiato, la merda fuori da me. Diciamo, nel senso che gli era tirata forte la pizza in faccia, no? Qualcosa del genere. Comunque, poi un attimo, ecco, quindi qua in poche parole Will Smith gli dice prima una volta a Chris Rock, quando si è tornato a sedere, di "keep my wife's name out of your fucking mouth", poche parole gli dice,
di tenere il nome di sua moglie fuori dalla sua fottuta bocca. Più o meno è così, diciamo, lo dicevo. Sarebbe appunto utile che magari alcuni spiegassero a me cosa ci sarebbe di offensivo, perché io non trovo, ripeto, offensivo. Ha tirato fuori un nome di un film dove l'attrice, appunto, Demi Moore era, a un certo punto si taglia i capelli, perché all'inizio ce l'aveva normali, lunghi, poi a un certo punto se li taglia. In questo film Demi Moore, che si taglia i capelli a un certo punto, comunque è tostissima, è praticamente alla fine arriva in fondo e ottiene quello che voleva, come dicevo prima. Quindi io ripeto, non è per me, come la vedo io, ve l'ho spiegato, io non mi spiego più, per me non è un'offesa, a meno che una persona, a volte ci sono persone che non capiscono le battute o semplicemente sono permalose. Poi sì, ci può essere anche il fatto che tale persona abbia dei problemi di salute e non gli piaccia che magari questi problemi di salute vengano sottolineati o, diciamo, un po' pubblicizzati in modo plateale, ok? Detti così, magari durante un evento così mondano e così seguito in tutto il mondo, mettendo sotto i riflettori appunto la moglie di Will Smith, che ha questa capigliatura, appare per problemi di salute. Quindi, ripeto, al di là di quello, anche se avesse detto qualcosa Chris Rock di veramente brutto, ripeto che per me non ha detto nulla di brutto e di offensivo, come vi ho spiegato, anche se avesse detto qualcosa di brutto, io vorrei capire ancora, sottolineo, come le persone possano giustificare un assalto fisico, anche solo una sberla, ok, per una parola detta male, detta di troppo, oppure anche un'offesa. Io non lo capisco, onestamente non lo capisco, però ripeto, non la pensiamo tutti alla stessa maniera, tutti sicuramente non la penseranno come me, ci sono alcune persone che magari si offendono anche se qualcuno dice qualcosa di male, per esempio del loro beniamino, che ne so, tifano la Juventus e magari arriva un tifoso di un'altra squadra che dice qualcosa di brutto verso Dybala o verso Chiesa, verso Buffon. Ora non gioca più Buffon lì, ma quando giocava Buffon nella Juventus, per fare esempio della Juventus, potrei dire della Roma, quando giocava nella Roma potrebbero essere successo qualcosa del genere, che arriva un altro tifoso non della Roma che dice qualcosa di brutto nei confronti di Totti. E a quel punto lì magari per cose del genere scattano delle risse della Madonna fuori dallo stadio, perché appunto viene da dire che nello stadio ormai ognuno è nella sua gabbia, quindi nella gabbia A ci sono i tifosi ospiti, nella gabbia B o comunque in tutto il resto dello stadio ci sono i tifosi padroni di casa, quindi quando poi magari escono dallo stadio e gli animali si incontrano e appunto esce qualche parola di troppo, gli animali si picchiano, e lì c'è da essere, diciamo, fortunati, se vogliamo, in Italia, che non abbiamo le armi, nel senso abbiamo le armi ma non abbiamo, diciamo, le armi libere come in America, se no direi che in Italia ci si sparerebbe ogni domenica fuori dagli stadi, mi verrebbe da dire. Ma torniamo al discorso. E scusate la mia lungaggine, perché mi sto accorgendo che ho visto che ormai sto arrivando verso la mezz'ora, ma niente, non ce la faccio essere così tanto breve da comprimere, riassumere una cosa così abbastanza importante e anche discuterla, spiegarla. Ripeto, io non riesco a capire come certe persone possono scusare, approvare quello che ha fatto Will Smith. È ovvio che se io fossi fidanzato, sposato, e qualcuno offendesse mia moglie, la mia fidanzata, me la prenderei, a parte che magari forse la mia fidanzata magari risponderebbe forse per le rime prima che potessi farlo io, o si difenderebbe da sola, anche perché lì parliamo appunto
tutto questo è nato da citare il titolo di un film, G.I. Jane, che è un film appunto di Demi Moore che impersonifica il ruolo di una persona, di una donna che vuole essere uguale agli uomini. Strano che però poi quando succedono queste donne ci sono sempre gli uomini, fidanzati, mariti che prendono le difese delle donne perché le donne non sono in grado di difendersi da sole. E stiamo parlando di difendere sia parole, perché se una donna riceve un insulto o un'offesa dovrebbe essere lei a difendersi, come la vedo io. Poi è ovvio che c'è la galanteria e parte subito il marito, il fidanzato, a difendere la donna a parole, a insulti, verso una persona che magari non ha insultato lui intanto e magari non ha neanche insultato la moglie fidanzata. Quindi vedete che per me è tutto un non senso a volte. Ripeto, non c'è stata un'offesa, Will Smith secondo me ha esagerato, ha fatto una cosa che poteva assolutamente limitarsi magari a quello che poi ha fatto quando si è tornato a sedere, cioè a urlargli di non nominare il nome di sua moglie, in poche parole tenere il nome di sua moglie fuori dalla fottuta bocca di Chris Rock, quello che si è preso il ceffone in diretta di fronte a tutto il mondo. Invece no. Quindi, per concludere, mi verrebbe da dire, se alcune persone trovano che ci può stare, o anche giusto, o lo doveva fare, magari alcuni dicono ha fatto bene a farlo, che Will Smith per un'offesa, anche che poi ripeto, per me non c'era offesa, anche fosse stata un'offesa alla moglie, è giusto, lo doveva fare, alcuni dicono che Will Smith doveva andare là e tirargli un pugno, uno schiaffo in faccia a Chris Rock, c'è da chiedersi allora come una nazione, magari come gli Stati Uniti, come la Russia, come potevate pensare che non facesse nulla a un certo punto quando vedeva che i propri cittadini russi, sebbene vivessero in Ucraina, perché comunque prima erano russi, prima che la Russia, l'Unione Sovietica si dividesse anni e anni addietro, prima l'Ucraina era Russia, quindi quelle persone erano e alcune di loro sono, si sentono ancora e sono russe, anche se vivono in Ucraina. Quindi c'è da capire come il mondo, al di là che comunque sia, non ha fatto bene, non sto assolutamente giustificando quello che ha fatto e che sta facendo Putin, ma c'è da capire come il mondo non capisca il fatto che questa cosa prima o poi sarebbe venuta, cioè che a un certo punto la Russia sarebbe venuta in difesa del popolo russo, filo russo, nelle province dell'Ucraina. Ora, il fatto che solo di mezzo c'è un confine, questo non significa che a un certo punto una persona da un punto A vada al punto B per, fare giustizia. Un po' come Will Smith che dal punto A è andato al punto B, lì vicino al palco, per fare giustizia a modo suo tirando un ceffone a Chris Rock. Quindi, se vogliamo, a questo punto è come per dire che certe persone possono dire qualcosa o possono anche offendere qualcuno perché le altre persone sono di serie B o magari le altre persone sono, non lo so, le altre persone forse non hanno lo stesso potere mediatico di altre persone, quindi è un po' come, veramente suona come un distanziamento sociale anche a livello non solo appunto che è nato tutto questo dalla pandemia, dal Covid, ma probabilmente c'è stato ancora prima, ancora quando nasceva questo distanziamento sociale. Era ai tempi dei tempi, quando c'erano gli schiavi, ok? Quando c'erano gli schiavi, che c'era il distanziamento sociale, cioè tu, schiavo di colore di carnagione scura, vai là a lavorare,
ti spacchi la schiena, ti spacchi il sedere, lavori, raccogli il cotone, spacchi le pietre e tutto il resto, poi torni qua sotto di me, sotto il controllo che io sono il tuo padrone, perché io sono più importante, io c'ho i soldi, io valgo di più, tu che comunque sia anche tu sei un essere umano, cioè hai due gambe, due braccia, una testa, un cervello, probabilmente solo perché in quel caso lì magari la carnagione era diversa dal padrone, diciamo, di questi schiavi, tu sei considerato una persona inferiore, un po' come quasi in Germania nella seconda guerra quando c'era gli ariani superiori e tutti gli altri erano inferiori. Vi ricordate, se non mi ricordo male, quando c'era appunto sempre nella seconda guerra, a un certo punto si diceva: per ogni tedesco ucciso noi uccideremo 10, che ne so, per esempio, italiani, come per dire il valore di un italiano è un decimo del valore di una persona tedesca in guerra, quando appunto c'era la guerra. Ho studiato, se non mi ricordo male, che c'era anche queste cose qua. E vedo che per certi aspetti non è cambiata molto la storia dagli schiavi, dalla seconda guerra mondiale, eccetera. Perché chi a un certo punto raggiunge, salendo nella scala gerarchica del mondo anche, un certo ruolo, è sempre più importante, si sente sempre più importante, acquista potere, guadagna soldi, di conseguenza vede sempre più persone sotto di lui che può calpestare fisicamente o anche solo moralmente, magari insultandoli o trattandoli male. Intanto quelle persone non avranno modo di far giustizia o non avranno, diciamo, neanche magari i soldi di far giustizia, perché va detto, certe persone a volte magari subiscono delle ingiustizie e per magari avere giustizia uno dovrebbe andare, per esempio, in Italia in un'aula di tribunale. Cos'è che succede? Per andare in quell'aula di tribunale, anche se uno volesse difendersi da solo, non può, deve prendere un avvocato. Gli avvocati costano, poi ci sono le parcelle, va avanti la causa per mesi, per anni. Intanto la persona che magari avrebbe subito un torto, comunque per aver giustizia deve pagare. Sì, ho un po' sconfinato, gente, è un po' sconfinato, però era per dire che comunque il senso di picchiare le persone è solo perché magari una persona, anche fosse vero, ti ha insultato. Ripeto, io, se la legge è questa, mettetemelo per iscritto, domani compro un pugno di ferro, sapete, quelli che si usano nei film di gangster, e vado a tirare pugni in faccia a qualche persona. Mi viene da dire, termino scherzando, che magari se domani la legge, ok, la regola è questa, se magari all'asilo o alle elementari due bambini si litigano, ok, perché magari un bambino ha detto all'altro bambino: tua mamma è stronza, per esempio, e magari arriva la maestra e dice: che è successo? Piantatela, non litigate. No, lui mi ha detto che la mamma è stronza e io lo picchio. E magari a quel punto magari la maestra gli dice: ah sì, allora è vero, dai, fai un po' come Will Smith, tirali un pattone perché ha detto che tua mamma è stronza. A questo punto risse tutto il giorno per persone che dicono qualcosa di sbagliato, di offensivo, di brutto. E le persone, io verrebbe da dire che noi italiani dovremmo prendere a ceffoni i politici da oggi fino a fine dell'anno, ok? Siamo al 6 aprile 2022, dovremmo prendere a ceffoni i politici e certe persone che non sono politiche, per quello che dicono, per quello che fanno, a ceffoni fino a fine del 2022, cioè andiamo avanti così, invece di parlare. La gente che non ha un cervello, che magari ancora
po' primitiva, agisce in maniera un po' primitiva, o di getto, di impulso, di sentimento, e finiamo tutti a picchiarci, a tirarci dei schiaffi, dei pugni in faccia. Vabbè, gente, niente, cos'è, 40 minuti, quant'è? Comunque doveva essere breve, gente, io secondo me un giorno dovrei fare un film, nel senso, per dire, faccio un cortometraggio, magari 10 minuti, poi c'è un film di 2 ore. Sarebbe da... secondo me potrei anche anch'io andare lì poi un giorno alla cerimonia degli Oscar e ritirare un premio perché ho fatto un cortometraggio che poi è durato 3 ore e prendo anche un premio. Occhio però quel giorno a Chris Rock o a chi sarà sul palco a non fare battute sui miei capelli, perché magari potrei reagire male anch'io. Niente, e a parte questo, non è una presa in giro questo video per Will Smith, semplicemente riflettere. Un caro abbraccio a tutti gli attori, a tutte le attrici, a tutte le mogli degli attori, eccetera. Non è neanche prendere per in giro le persone che stanno male, perché comunque noi ormai in questi 2 anni abbiamo visto un sacco di persone con il Covid e anche per altri motivi che sono state male e sono morte. Però c'è anche da capire quando una battuta è una battuta, quando è offensiva, quando non è offensiva, e anche come reagire anche se fosse una battuta brutta offensiva. Niente, va bene, ragioniamoci un po' sopra. Ripeto, se questa è la regola, direi che dovremmo chiedere, il mondo calcistico dovrebbe chiedere scusa a Zidane, magari tornando indietro, magari forse l'arbitro non lo espellerebbe più, e forse tornando indietro, per assurdo, magari l'Italia non vincerebbe neanche più quel mondiale nel 2006. Quindi vedete, cioè proprio l'apoteosi di non andiamo l'Italia, che ora quest'anno, anche quest'anno, questa volta, non andrà ai mondiali come 4 anni fa, magari tornando indietro direbbe no, Zidane comunque ha fatto bene a tirargli una testata perché l'ha offeso Materazzi, ha offeso Zidane o chi per lui, il rosso non ci stava, lasciamo Zidane dove stava, magari la Francia invece che perdere vinceva e si riscrive la storia del calcio, così noi magari ci levano anche quella coppa che magari ci terrebbe a galla per dire almeno abbiamo vinto qualcosa negli ultimi 20 anni, così. Niente, a parte vabbè, la Coppa Europea, il campionato europeo l'anno scorso, che però a questo punto sembra quasi, non lo so, sembra quasi il gelato che la nonna dà al bambino che è uscito dal dentista, e la mamma magari la nonna gli dà il gelato come contentino, come diciamo, come contentino, come magari sembra, a me a volte dà un po' questa sensazione che noi italiani a volte ci fanno vincere per pietà, che magari non vinciamo proprio di nostro, proprio nostro reale merito. Poi vabbè, niente gente, io mi scuso per veramente la lunghezza del video, dovevo essere più corto, ma ci butto sempre dentro un po' di tutto, ci butto sempre dentro un po' di tutto. Ciao.